presso il Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, alla presenza del questore Vincenzo Stingone e del direttore generale Sergio Venturi, è stata inaugurata la nuova sede del posto di polizia ubicata all'interno del polo chirurgico e dell'emergenza. I nuovi uffici sono attigui al pronto soccorso e vicini al padiglione Nuove Patologie. Ciò consente una migliore operatività da parte dei 4 agenti di polizia che assicurano la loro presenza ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20. Il posto di polizia all'interno del Sant'Orsola rappresenta una garanzia per i cittadini e per gli operatori. Oggi l'ufficio è coordinato dall'ispettore capo Massimiliano Petroncini e dipende direttamente dalla divisione anticrimine diretta dal dottor Gianluca Desiata. L'attività svolta dal posto di polizia si raccorda costantemente con i commissariati e la questura di Bologna. Gli agenti intervengono a richiesta in tutta l'area dell'ospedale, raccolgono denunce al letto dei pazienti ricoverati che non possono deambulare e svolgono attività investigativa. Noi ci siamo negli ospedali un po' dappertutto. Qui c'è un ufficio molto confortevole, dobbiamo ringraziare l'ospedale, la direzione generale, tutto lo staff che sono stati molto sensibili, molto disponibili a comprendere le nostre esigenze. È una città l'ospedale, quindi anche qui, ahimè, a volte succedono delle cose che non dovrebbero accadere, quindi dobbiamo essere assolutamente presenti. I ragazzi sono molto bravi, disponibili, per fare il possibile per rassicurare anche il paziente, il personale sanitario che si è presenti e pronti a intervenire per qualsivoglia esigenza. Anche in ospedale a volte succedono dei reati, come detti, diffusi contro il patrimonio, furti, reati contro le persone, e che la presenza di un agente in divisa in qualche modo, come dicevo prima, rassicura, e cerchiamo anche di dissuadere dei malintenzionati a commettere delle azioni illecite. È stata continuata una tradizione già presente da molti anni di vicinanza dello spazio dedicato alla Polizia di Stato rispetto all'area dell'emergenza, al pronto soccorso, che non era ancora stato attivato dopo il trasferimento dal vecchio pronto soccorso al nuovo padiglione, al nuovo polo chirurgico dell'emergenza. Quindi abbiamo ricominciato una collaborazione stretta e proficua con la Polizia di Stato, direi nell'interesse dei cittadini, sia dal punto di vista della sicurezza che, diciamo, nell'ambito delle attività ordinarie di collaborazione che dobbiamo fare, che dobbiamo avere come obblighi di legge con l'attività giuridica dello Stato e quindi con i poliziotti che sono con noi e che lavorano accanto a noi. Direi che l'area d'emergenza, per delle difficoltà legate in parte a alcune tipologie di utenti che frequentano il pronto soccorso, ma anche solo a condizioni di gravi difficoltà e disagio che rendono a volte il cittadino un pochettino più, diciamo, impulsivo, possono creare situazioni di difficoltà anche da parte degli operatori del settore. Nel contempo, il poter avere comunque una forza di polizia che nell'interesse dello Stato e del cittadino tutela i diritti di tutti è un passo veramente molto importante.